Il nostro calcio attraversa un periodo di squallore, squallore tecnico, squallore tattico. Non so in Serie C, ma il calcio professionistico è malato, in A e in B. A Brescia, dove le rondinelle hanno vinto in extremis sul Perugia, sole e folla. Ma i 22 in campo non hanno meritato né la benevolenza della natura né quella degli sportivi che, malgrado tutto, continuano a sperare. Si dirà, Perugia senza 4 titolari, Brescia senza 2 nomi chiave. Ma si va in angolo sapendo di mentire. Così, dopo aver visto il meno peggio di questo primo tempo, ecco appunto al 42esimo la grossa parata di Malizia, andiamo direttamente nella ripresa a 2 appuntamenti specifici. Siamo nell'ultimo quarto d'ora, emblematico si dice. Questi è Ambu, centravanti, che sta in difesa. Calcio all'italiana. 41esimo, risultato di questa tattica. A sorpresa per Malizia, il Brescia va in vantaggio con Bonetti, un ex. 44esimo, si sveglia il Perugia. Malgioglio, portiere bresciano, si salva con l'intervento ok. È tardi dunque, Grifoni, per rimediare. È calcio all'italiana.